Bene, spero vi sia piaciuto, a me piace molto questo film. Credo che emerga una società sotto scacco, nel senso che nessuno ha ragione, ragioni e torti sono distribuiti più o meno equamente, questo poi si può stabilire. Se c'è una responsabilità è quella dei maschi adulti, sicuramente perché sono alquanto testardi. E io direi, in questo ma anche in altri film del regista, la responsabilità è della generazione di mezzo che prende delle decisioni coinvolgendo indirettamente anche gli anziani e soprattutto i giovani. I bambini e i ragazzini vengono innanzitutto educati alla menzogna e vengono caricati di responsabilità che non sono ancora in grado di assumersi. Una breve scena credo sia emblematica, cioè subito dopo che la ragazzina dice falsa testimonianza davanti al giudice, si ritrovano in macchina il padre, lei che piange e poi il nonno che viene inquadrato all'interno dell'abitacolo anche lui. Penso che questa scena simboleggi quanto ho appena evidenziato. Come avete visto è un film molto diverso da quello delle volte scorse, è un film di scrittura, di dialoghi fitti, è un cinema di attori, tutti i protagonisti del film sono degli attori delle star in patria. Se avete visto Il cliente, non so se avete riconosciuto, qui il marito della badante poi sarà il protagonista del cliente, in un ruolo completamente diverso. Questo ne evidenzia la grande versatilità di questo attore che si chiama Shahab Hosseini e che per Il cliente ha vinto la Palma d'Oro a Cannes per il miglior attore, ma soprattutto c'è una grandissima bravura del regista Sgarfardi anche nella direzione degli attori, oltre che in tutto il resto. Se avete qualcosa, se volete dire qualcosa. Posso dire che non gli è scappato niente il regista. Vero? Ho fatto caso a una consiglia, perché mentre la religione li tiene un po' insieme, noi in generale ci aspettiamo le palle. Che sia la verità o meno, il fatto che non ci tocca una falsa religione, secondo me, ci differenzia da loro che invece in qualche modo giustamente si fanno dominare, perché hanno le loro credenze. Sì, però si sfocia molto nella superstizione, che diventa una causa operativa. Sì, qui soprattutto i poveri, insomma, sentono proprio la morale religiosa in maniera opprimente. Mi ha notato che uno dei protagonisti è lo Stato. Secondo me uno dei protagonisti è lo Stato, cioè questo continue scene con questo giudice, sottolineare anche la diversità di come concepiamo la giustizia, no? Sì, sicuramente da sottolineare il fatto che ci sono le manette, le catene del giudice per le accuse penali e poi il giudice anche poi per la separazione, cioè molto insistito sul tribunale, insomma, e sul ruolo di arbitro. Volevo dire una cosa, sì. No, parlo così. Se diciamo la bravura degli attori proviene da una scuola iraniana di teatro anche o solo di cinema? Allora, il regista, la bravura è da attribuire al regista soprattutto, secondo me. Sì. Lui arriva dal teatro di scuola, classico, non quindi diciamo sperimentale, ma soprattutto ha fatto moltissima televisione, molte serie TV. Però è soprattutto il suo metodo di lavoro che funziona tanto, fa provare e riprovare all'infinito le scene, cambia anche magari in corsa la sceneggiatura. Teatro. In parte sì. Teatro. Per la loro tradizione. Sì, c'è in particolare una rappresentazione che si chiama Tazie, che praticamente rievoca delle scene diciamo della tradizione coranica, degli episodi dei profeti, del profeta e dei discendenti del profeta, dei vari imam del Corano. Dopodiché viene messo in scena anche il teatro occidentale. Sì. Chi ha visto Il cliente sa che mettono in scena la morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, quindi lì è l'influenza evidente. Quando diceva fare vedere che
ero deciso se mettere quello o questo. Ho fatto un sondaggio a inizio stagione, chi ha visto questo, questo l'altro, questo era meno visto e allora ho... E farne uno in più cosa bisogna fare? lo faremo. Chi è che vuole intervenire? Basta. Mi è piaciuto, sì. Grazie. Grazie a voi. Buonanotte.